Welcome back e benvenuti alla puntata numero 176 di You Leader. Buongiorno, buongiorno a tutti. Venerdì 10 settembre 2021, anche oggi insieme per iniziare nella maniera migliore questa giornata, per trasformare questo giorno nel capolavoro della vostra, della nostra vita. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, puntata numero 176. Ci involiamo rapidamente verso la puntata numero 200. Molto bene, ben svegli, ben svegliati. In che situazione siete in questo momento? Siete con il caffè tra le mani? Siete in auto? Siete sul posto di lavoro? Siete a casa? Siete davanti al cellulare, al computer, al televisore? Raccontateci nei commenti in che situazione vi trovate in questo istante. Benvenuti, il dito, non ci voglio credere. Non ci voglio credere, il dito più rapido di oggi è di Alessia Tempesta Napolitano. C'è riuscita oggi a essere la prima, nonostante sia a un tiro di schioppo da qui, non ci riusciva mai, oggi ce l'ha fatta, è la prima. Buongiorno a te. Federica, buongiorno da Crispiano. Natascia, ciao da Torino. Giulia, soltanto quarta oggi. Buongiorno You Leader, live da Arzignano. Roberta, buongiorno, ciao. Paola, buongiorno a te. Giulia, good morning. Elena da Carrara, ciao. Paola Pucci da Roma, buongiorno. Monica Visentin, Roveredo in piano, good morning. Ciao Anna, buongiorno a Patrizia, buongiorno Hana e buongiorno a te. Antonietta, buongiorno da Fiume Freddo Bruzio. Gio Dattilo, buongiorno, live da Paolo. Da Poggiardo la nostra Simona. Ecco Paola che tagga la sua Francesca. Silvia Rosa, buongiorno a te. Da Follina in live, buongiorno, live da Venezia per Sara Trolese. Marica da Vigevano. Katie, buongiorno, live da Massa Carrara. Ecco Paola che tagga anche Yolanda. Rita, buongiorno da Vigasio. Simona, buongiorno, live da Altare, provincia di Savona. Buongiorno Flavio, live from Naples. Ecco Paola, oggi si sta sbizzarrendo taggando le sue persone. Tiziana, buongiorno a te. Simona,
Buongiorno live da Villanova Ligure di Ponente, sempre energica. Buongiorno da Marina di Bibona, ultimo giorno a Marina di Bibona per Nadia. Esther, ciao da Olbia, Teresa da Civitavecchia, Sara, cugina, buongiorno da Brindisi, Wanda, live da Latiano, Simona, tagga le sue persone, Angelica, Angi, buongiorno, live da Treviso, Diana da Samo, Lucia da Cogollo del Cengio, Danila, buongiorno leaders, Katie, ciao, tagga le sue persone, Anna da Mesagne, buongiorno carissima, Ile da Ro, Giulia da Valmontone, un abbraccio a Leonardo, buongiorno dalla Sicilia per Nancy, Mayra, buongiorno, siete la mia pillola del buon umore, meglio pillola che supposta, Tiziano, buongiorno live da Pordenone, Diana, colazione e si esce velocemente, sto facendo colazione guardando gli leader, dice Monica, in auto, e Gio, buongiorno Alfredo, live da Taranto, oggi è il giorno dello speech dell'ottimo Alfredo, mi sto sistemando per portare il bimbo al nido, appena finito di fare colazione, dice Ila, Anna, buongiorno, colazione insieme da Brescia, Ilaria, buongiorno live da Taranto, grande Ale, number one, prende appunti Katie, Laura, buongiorno da Pavia, oggi ci sarà da prendere appunti ragazzi, Alexia, ciao da Pordenone, Ile tagga Enza, Sara, non sono arrivata nemmeno fra i primi 10, buongiorno, Flavio, preparo la colazione e guardo You Leader, Corina, buongiorno a te, a tutti da Camisano, complimenti per la diretta che hai condotto ieri insieme ad Anna Maria e grazie ancora per la tua tazza che utilizzo tutte le mattine, buongiorno da Palazzolo per la nostra Laura, Mayra, fatta la mia prima colazione del programma 28 giorni Slenderize, una goduria, e ci mettiamo dentro anche un po' di tecnico, ti guardiamo dal lettone con la mia piccola Miral, ciao Miral, buongiorno, ci coccoliamo ormai ultime mattinate prima che cominci la scuola, ciao Miral, buongiorno live da Livorno, Simona in Zoom per condividere e naturalmente Coffee, Barbara live da Rivalta di Torino, Anna Maria, buongiorno, eccola da Piovene, complimenti per la bella intervista di ieri con Corina, buongiorno da Porto Torres, la nostra ottima Daniela Pisano, buongiorno col caffè, con il tè verde in mano sul divano guardando gli leader e prendere la carica, Simona, io sto sistemando la cabina per fare un massaggio, intanto seguo gli leader, buongiorno Simona, Roberta, ma buongiorno, buongiorno a te, Rosy, buongiorno a te, Natasha, appena finito di fare attività fisica, adesso mi rilasso con You Leader e chiudiamo con Claudia Renna, live da Squinzano, Barbara, buongiorno da Sesto San Giovanni, puntata 176, tra pochissimi istanti la inizieremo, preparate carta e penna, perché oggi si parla di te, potenziale e futuro leader di questa industria, tra pochi istanti. Bene, bentrovati, è un piacere avervi tanti, numerosi come sempre, Simona tagga le sue persone, Raffa buongiorno in viaggio, lo dirà alle 10.30 in live verso dove sta andando, buongiorno da Bolzano per la bella Silvia. Dunque, prima di iniziare questa profonda, intensa e interessante puntata, vi ripropongo questo logo, You Leader a Dublino, a partire da lunedì. Per un'intera settimana, in realtà, per 6 giorni, io e Alessia saremo in Irlanda, a Dublino, per partecipare live a una serie di eventi, a un programma abbastanza nutrito che si svolge a Dublino. A Dublino saremo insieme ad altre persone ospiti della nostra azienda per dei giorni che saranno memorabili, fantastici, lussuosi, divertenti ed emozionanti. Abbiamo deciso di portare
sia la community di YouLeader con noi che i ragazzi del Team Tempesta con noi. Che differenza c'è fra Team Tempesta e YouLeader? Team Tempesta è quel coacervo di persone, di networkers appartenenti alle nostre generazioni, si dice tecnicamente. YouLeader invece è quella community, quel gruppo di persone anche trasversale, non necessariamente delle nostre generazioni, della nostra struttura, ma anche di quel famoso crossline di cui tanto si parla e che noi facciamo in maniera disincantata per davvero. Team Tempesta a Dublino, YouLeader a Dublino. Vi abbiamo promesso di portarvi con voi e vi documenteremo quello che accade lì e vi renderemo protagonisti e vi faremo sognare insieme a noi. Ma abbiamo deciso di creare un gruppo di ascolto privilegiato che avrà quasi minuto per minuto, avrà un occhio, una prospettiva, una visuale quasi da backstage di quello che andremo a fare. Quindi un gruppo di privilegiati che più degli altri avranno l'opportunità di vivere con noi la nostra emozione. Prima di iniziare questa puntata voglio dirvi come fare per entrare a far parte di questo gruppo privilegiato. Molto semplice. Nella giornata di oggi potete tranquillamente farlo fino alla mezzanotte di oggi. Vi invitiamo a fare un post su Facebook, da replicare se lo ritenete anche magari su Instagram oppure sui vostri social, che contenga tre cose. Innanzitutto l'hashtag YouLeader a Dublino, poi ci penseremo noi a smistare i gruppi Team Tempesta a Dublino o YouLeader a Dublino, ci penseremo noi, magari creeremo un unico grande gruppo di ascolto. Quindi un post che contenga tre elementi: uno, l'hashtag YouLeader a Dublino deve essere corretto, deve essere scritto così esattamente come lo vedete; due, deve contenere una vostra foto, se possibile live, un giorno in cui avete incontrato me, un giorno in cui avete incontrato Alessia, un selfie che abbiamo scattato insieme, io, voi, noi, voi con Alessia o con me, e se non c'è stata questa opportunità di vedersi dal vivo, componete una sorta di fotomontaggio, mettete due immagini una accanto all'altro, fate voi. Il terzo componente, il terzo elemento, è che il post deve parlare della bellezza di fare network marketing con il nostro stile. Se fai parte di YouLeader e conosci questa community, sai perfettamente che il nostro è un networker's style molto particolare, molto improntato alla gentilezza, perché la gentilezza è come la neve, rende bello tutto ciò che ricopre, molto improntato anche sulla determinazione, improntato sul mindset. Quindi sviluppa un bel post in cui racconti la meraviglia che provi, l'emozione che provi nel fare network marketing con il nostro stile. Accompagna questo post con una bella fotografia, con il sottoscritto, con Alessia o insieme, metti l'hashtag YouLeader a Dublino e una severissima giuria composta da Alessia, composta da Tempesta e composta anche da Napolitano, selezionerà i migliori 20 post. Per migliori si intende quelli più emozionanti. Quindi i 20 post a insindacabile giudizio della giuria Napolitano accederanno a questo gruppo di ascolto. I migliori 20 post, quindi come vedete c'è pochissimo spazio per questo gruppo privilegiato, quindi un post con tre caratteristiche: l'hashtag YouLeader Dublino, una vostra foto con me, con Alessia o insieme, o anche magari anche un fotomontaggio, create qualcosa di posticcio, anche due cornicette una accanto all'altro, fate voi, e soprattutto un contenuto pregno di significato e di emozione in cui raccontate quanto amate, se lo amate, altrimenti non ha senso fare il post, fare network marketing con questo networker's style, con il nostro stile improntato a tutti i valori e le caratteristiche che
conoscete. Andiamo a vedere un attimo i vostri commenti, anche per capire, ditemi se è chiara questa indicazione, perché avete tutto oggi, fino a mezzanotte di oggi, per sviluppare questo post. È chiaro che il post, perché sia attenzionato dalla nostra giuria insindacabile, deve essere un bel post e possibilmente deve avere anche un bel riscontro fra le persone. Non fate un post di 3 righe, perché la severa giuria non lo prenderà in considerazione. Allora, i cuoricini di Elena: spero di essere dei vostri, mi piacerebbe vedere, mi renderebbe viva e felice, soprattutto Vision. Io. Allora, io, dice Elena Marica, Sara sorride, Corina dice io, Katia, buongiorno, lo farò subito, dice Simona. Io non ho foto con voi, ma si può comporre. Metti 2 fotine, uno accanto all'altro. Immediato, dice Giulia, sarà fatto, dice Paola. Miranda, che foto con noi Paola ne ha. Miranda, buongiorno, You Leader Dublino, esatto. Attenzione all'hashtag, fate attenzione all'hashtag, lo rimetto, non è questo quell'esatto, è You Leader a Dublino. Occhio che se dovesse essere sbagliato l'hashtag, magari con un post meraviglioso, se è sbagliato l'hashtag, per rispetto nei confronti di quelli che amano il dettaglio, non potrà essere preso in considerazione. Figata, la giuria più severa di questa industria, Alessia Tempesta Napolitano. Nemmeno io ho avuto il piacere di incontrarli, chiarissimo. Vorrei moltissimo essere nella chat, dice Corina, chiaro e limpido, darò ancora di più il meglio di me, perché in quella chat ci voglio essere io. Cuoricini di Antonietta, ci saremo per forza, sarà fatto, sei stato cristallino Mario, darò il meglio di me. Adesso mi ispiro e voglio esserci. Bene, lo ripeteremo alla fine di questa puntata. Entriamo nel vivo, ragazzi. Oggi parlerò di voi, parlerò di quello che avete dentro, perché è il momento. Di che cazzo è il momento, direte voi? Che momento è? Questo è il momento. Che voi abbiate messo il piede in questa industria da un giorno, o che lo abbiate fatto da 27 anni o 59 anni, perché il network marketing è nato nel 1934 negli Stati Uniti, non è mica una professione di primo pelo. Questo è il momento per trasformarvi in ciò che desiderate essere, perché lo so che dentro di voi, sotto il top, sotto il pantalone, sotto la maglietta, sotto, ognuno di voi ha il sogno di diventare un leader. E questo è il momento, anche se hai iniziato oggi, il tuo futuro da leader. Il leader chi è? Una persona che ispira gli altri. Non che si fa seguire, ma che segue gli altri. Questo è il momento di cominciare a gettare le basi per diventare un leader. E voglio affrontare questo tema con una frase che ho partorito seduto sul divano ieri, senza neanche troppo dolore. I leader non si creano, i leader si svelano. C'è una convinzione errata nel network marketing che il leader sia figo se riesce a produrre lui altri leader, e allora ti impegni perché vuoi che un'altra persona sia trascinante, ispirante, preparata, illuminante, e ti fregi magari di dire ho creato tanta leadership, ho creato tanti leader. Ma ragazzi, i leader non si creano, non si possono costruire in laboratorio, non si creano a tavolino. Un leader non si crea, il leader si svela da solo. Se c'è la stoffa per essere un leader, se si accende la giusta lampadina, se c'è il desiderio bruciante di trasformare la propria vita in una meravigliosa vita da leader, questo si rivelerà un po' per volta. Da solo i leader si svelano. Vi dirò di più, ci sono dei team con un potenziale leader che in realtà è meno leader di tanti altri all'interno del team, solo che loro non lo sanno e non si professano tali. Voi, molti di voi sono leader
nell'anima, perché lo sono nella vita. Non vi sentite un leader della vostra famiglia? Non vi sentite? Non ti senti una leader nel tuo gruppo di amici? E poi improvvisamente inizi a fare network marketing e ti senti un passo indietro. Ma perché? C'è spazio per ognuno per svelare la propria indole da leader. E io mi auguro con questa puntata, con questo concetto, ditemi se lo percepite anche voi questa cosa, mi sembra di poter dare una marcia, una carica, una speranza anche a chi pensava di essere ristretto a dover fare il gregario, a chi pensava di dover essere il secondo, a chi pensa di essere piccolo nel suo team. E invece, anche se sei entrato ieri, puoi svelare la tua indole da leader, puoi sviluppare la tua capacità di fare un lavoro fondato sulle relazioni, in cui essere leader non significa solo vendere tanto, duplicare tanto, no? Il leader è colui che ispira gli altri. Quindi fallisce miseramente ogni tentativo di costruire in laboratorio un leader. Sai, molti fanno, io devo prendere quella persona, la devo trasformare in un leader. Prenderai una cantonata enorme, perché i leader non si creano, ma i leader si svelano. Ditemi cosa ne pensate, se soprattutto ditemi se non avvertite dentro di voi quella spinta bruciante di far capire a tutti quanto potete essere capaci di trasformarvi in leader. Questo è il vostro momento, questo è il nostro momento. Intanto Raffa dice di aver pensato a una live improntata sull'argomento della bellezza. Ti rubo una foto tua e di Alessia. You Leader a Dublino è il link esatto che dovete mettere. Il momento nostro unico al mondo è ora. Sono pienamente d'accordo, dice Katie. Cazzo, vero, dice Simona. Il leader viene dalle retrovie. Anna, quanta verità, Mario. Per anni ho soffocato ciò che dentro sapevo di avere. Solo Fanu vedeva ciò che anche io mi impedivo di guardare. E sai perché? Avevo una fottuta paura di avere successo. Ho fatto coming out. Buongiorno Olivia, buongiorno a te da Roma. Sentite dentro di voi il fastidio di percepire quanto siete grandi e votati ad essere leader, ma di non riuscire a farlo capire agli altri? Non lo sentite il fastidio, il disturbo di essere magari compressi per chi vi hanno detto che mai potrai essere un leader, che mai potrai spaccare? E invece questo è il momento per mettere in atto tutte le tue competenze, le caratteristiche umane, tutto ciò che serve per trasformarti in un leader. Buongiorno Carmen da Pordenone. La voglia di emergere. Ce l'avete la voglia di emergere? Ce l'hai la voglia di farti vedere? La voglia di alzare la mano, di emergere? La voglia di essere una persona chiave per il tuo team? Perché non riceverai mai. Quando ti lamenti e dici ma le mie persone non mi seguono, oppure io non riesco a generare distributori, io non riesco a crearmi un team, perché l'universo ti manda key persons, ti manda persone chiave solo se tu sei una persona chiave. E la persona chiave cosa fa? Emerge. E cosa c'è bisogno per emergere? La voglia di emergere. Non serve essere bravi, non serve avere competenze, skills, studiare, la gente che studia, basta, cominciamo a imparare invece di studiare. Quindi se c'è la voglia di emergere, siamo già a buon punto. Ce l'avete la voglia di emergere? Anna dice tantissima. Sì, tanta. Simona dice, Katie, noi siamo leader.
Nadia, sì, ce l'ho la voglia di lavorare, imparare e far vedere quanto valgo. Emergere. Emergere. Sapete cosa significa per me e per Alessia andare a vivere la prossima settimana quel sogno dorato, veramente dorato, di calcare un palco che tutti vorrebbero, ma non è perché siamo i migliori, i più bravi, semplicemente perché siamo stati accompagnati sempre dalla voglia di essere qualcuno, dalla voglia di emergere. Chi ha la voglia di emergere? Ce l'avete la voglia di emergere? Tanta voglia, dice Marika. Natasha, sì, tanto tanto. Voglio emergere, dice Simona. Sì, dice Livia. Patrizia, sì, sì, immensa la mia voglia di emergere, dice Simona. Giulia, proprio ieri ne stavamo parlando. Sentire di essere sempre stata nelle retrovie e quando tentavo di dire che avrei potuto essere e dare di più, mi veniva detto che non ero la persona adatta. Terribile. Non esiste la persona adatta, ma esistono le persone che vogliono emergere. Non c'è cosa più terribile di una persona che dichiara di voler diventare una persona migliore e viene respinta o viene massacrata, un po' come quelli che volevano salire sulla scialuppa di salvataggio al Titanic e vengono allontanate per paura che gli tolgano il posto. Ma di che parliamo? Simona, sei la mia chiave, la persona chiave, dice Katie. La key person, sì, dice Federica, la voglia di emergere. E poi, ce l'avete la voglia di differenziarvi? Perché è vero che abbiamo una strategia, un metodo che, seguito alla lettera, fa funzionare questa attività basata sui social. Ma la voglia di differenziarvi, la voglia di personalizzare dopo che avete appreso i fondamentali di questa attività, non che aprite un codice e pensate di fare di testa vostra, ma che cazzo fate secondo voi? Ce l'avete la voglia di differenziarvi? Oggi, che questo 10 settembre, la vigilia di un giorno ahimè importantissimo, a 10 anni da quel drammatico giorno delle torri, oggi 10 settembre, ce l'avete la voglia di differenziarvi, la voglia di farvi notare, di emergere, di far vedere che siete diversi e migliori, ma non degli altri, di voi stessi. Differenziatevi da ciò che eravate prima. E la gente non capisce, si differenzia, allora pensa che la differenza sia nell'essere più autoritario, sai, io sono un leader autoritario e mi differenzio da quelli che praticano la gentilezza. Fallo, fallo. Usa l'autorità per fare network marketing, così darai l'impressione alle persone di essere dei dipendenti e ti lasceranno col culo per terra perché torneranno a fare i dipendenti. Ce l'avete la voglia di differenziarvi? Sì, e voglio stare su quel palco e su tanti altri palchi, dice Simona. Assolutamente sì, dice l'ottima Ilaria. Rosy dice sì. Nancy, il leader emerge quando c'è bisogno di parere personale, sono sempre stata timida. Accelero un po', grazie a questo mondo sta uscendo tanta forza e determinazione e so che quando avrò un team tutto mio diventerò una leader grazie al vostro insegnamento. Si è leader innanzitutto di se stessi, innanzitutto. Quando cominci a ispirare te stesso vuol dire che le azioni che stai facendo ti ispirano e ti emozionano, di conseguenza ispireranno gli altri. Sei già leader anche quando porti, quando anche la prima persona in attività ce l'hai, perché sei già, hai già mostrato la stoffa da leader. E come, dice Anna, prima imparo, vivo, applico, poi faccio mio, condividendo a mia volta con il mio cerchio. 20 anni, Mario, Torri Gemelle, 20 anni, ho sbagliato, ho detto 10 forse, 20 anni fa le Torri Gemelle. Assolutamente sì, voglio differenziarmi, dice Giulia. E come, sì, dice Raffa, la voglia di differenziarsi. C'è una sola cosa certa al mondo, che quando siamo nati, ognuno di noi è dal principio una persona unica. Ognuno di noi ha una unicità e questo è indiscutibile. Ognuno di noi è unico. È il cammino della vita che ci porta a pensare che dobbiamo essere allineati, uniformati, in silenzio, seduti e incatenati per annullare la nostra unicità.
E invece noi siamo unici. Prova un po' a sviluppare la tua unicità sull'ambiente di lavoro convenzionale. A me è accaduto, Ho provato a stupire con la mia creatività e sono stato cazziato, perché non devo essere creativo in un posto di lavoro dove devo essere allineato. Ho provato a mettere in mostra la mia unicità. Sono stato spinto, compresso, allontanato e cazziato perché non posso personalizzare un lavoro anche se magari può produrre di più. No. E invece nel network marketing sì, è questo che devi fare. Devi dare valore alla tua unicità e alla tua creatività. Non creatività che domani ti metti a inventare i post con i disegnini, con le farfalline. Guarda come sono creativo. La creatività è la capacità di creare le circostanze per far parte di quel 2%. Che ce la fa? La creatività significa mettere insieme cose che già esistono in maniera stupefacente, in maniera imprevedibile, tanto da diventare vincente. Absolutely. Allora, Giulia dice, sì, voglio differenziarmi in primis per me stessa perché me lo merito, anche far capire alle persone che qui puoi tutto se realmente lo vuoi. Absolutely. 11 di settembre, sì, infatti ho detto che oggi è la vigilia del giorno importante di domani. Non c'è cosa più brutta quando un upline impone, si pone superiore a te. Io ho scelto il network marketing per non avere il capo. Se il capo lo trovo qui, la scelta diventa ovvia. Arrivo. Potete anche incatenarmi per i gemelli. Ah, stanno venendo a prendere Alessia. Venite, i rinforzi. La frase peggiore che mi è stata detta: tu non sei pagata per pensare. Mamma mia, terribile. Flavio, sì, mi sto conoscendo sempre di più e sto conoscendo molto di più il mondo vedendolo in un'altra prospettiva, uscendo da tutti i canoni della società. Allucinante, dice Simona. Per troppo tempo ci hanno fatto sentire nulli, che si fa fatica a credere di valere qualcosa. Adesso voglio farmi conoscere per quello che sono, anche all'interno del network, Cioè si vive questa compressione. Cioè, capita spesso e volentieri che il tuo upline, il tuo compagno di team, giochi a comprimerti, a dirti che non sarai mai qualcuno. Ma sti cazzi, ma non l'ascoltare. Il leader si svela e viene fuori contro tutto e tutti. Katie se la ride, Giulia se la ride per il passaggio dell'ambulanza. Dunque proseguiamo. Ascolta la tua parte vincente. Questo fa un leader. Questo fa un potenziale leader. Non dà potere a quelle paroline sconcluse, quelle paroline che vogliono portarti a mollare, che ti dici da solo. In ognuno di noi alberga una parte perdente ed una parte vincente. La parte perdente è quella che preferisce patire piuttosto che decidere. La parte vincente è quella che obbedisce a se stessa. Obbedire all'esterno disobbedendo a se stessi è il peggior crimine che un essere umano possa fare contro se stesso. Sai, vorrei tanto tentare di fare network marketing perché vedo delle persone che diventano ricche, ma non so come potrebbe prenderla mio marito. Ho paura poi del giudizio delle persone. Sai, non posso buttare alle ortiche, sono da 10 anni che lavoro in un bar, mi dispiacerebbe buttare via questa competenza, anche se so che il network mi potrebbe rendere libero. È la tua parte perdente che parla quando ti viene proibito di obbedire a te stesso. Hai voglia di cambiare la tua vita? Prova ad ascoltarti e sii ragionevole. Ascolta la tua parte vincente.
Sonia, Mario, mi dai troppi spunti di riflessione. Se sei diversa, a volte vieni guardata con sguardo compassionevole e ti senti inadatta. L'importante è andare oltre e credere in sé. Il papà di Giulia Filotto scrive: buongiorno, sto arrivando. Chiampo, da Chiampo. Un buon leader non è un ricercatore del consenso, ma un formatore di consenso. Martin Luther King. Vero. Vero, non è un ricercatore del consenso, la famosa frase che dice: se vuoi piacere a tutti devi vendere gelati, o devi essere tu stesso un cono gelato, non puoi piacere a tutti. Verissimo, grazie Silvano. Papà, sei fantastico, ecco, dice la figlia. Stupire, facendo capire che avevi ragione. Portarti a mollare, mai, nessuno, ma scuotere le persone, questo ci sta. Persone a cui piace solo fare vittimismo anche, e basta. Signor Filotto, io ti adoro, dice Federica. Sono entrato un po' in ritardo oggi, potresti ripetere i canoni del post riguardo You Leader a Dublino, please? Certamente lo farò, prima di chiudere questa live lo farò sicuramente in maniera dettagliata. L'invito, ragazzi, l'invito è di smetterla, di vivere all'ombra. È il momento questo. Se fai network marketing e vuoi vivere appieno la meraviglia, la magia di questo lavoro, convinciti che puoi creare leadership volendolo. Magari non avrai al momento le skill, le competenze, le bravure, le conoscenze, e magari non hai neanche il carattere giusto, ma stiamo qua per questo, per migliorare ogni giorno quel 3% in più che ti permette di fare una crescita esponenziale anche dal punto di vista umano. Quindi smettila di vivere all'ombra, smettila di pensare che chi conduce una Zoom call o chi va a Dublino o chi ha una qualifica più alta sia migliore di te. Ma non è vero, non c'è scritto da nessuna parte. Smettila di fare passi indietro solo perché ti hanno detto in passato che non sarai mai in grado di, o solo perché accanto c'è qualcuno che dice: ma dove vuoi andare tu? Smettetela di vivere all'ombra di qualcun altro. Svelatevi se avete la stoffa del leader. Studiate, imparate che cosa fa, cosa serve per diventare un leader. E comprendete soprattutto che se non sei la migliore versione di te stesso, non ispirerai mai nessuno. Non si diventa ricchi con il network marketing facendo solo azioni tecniche. Non si diventa ricchi nel network marketing solo studiando. Non si diventa ricchi vendendo. Conosco persone che vendono valanghe di prodotti, che si sono arricchiti momentaneamente vendendo prodotti. Non è questo quello che differenzia, che caratterizza una persona destinata ad avere un business solido, sicuro, poggiato sulla roccia e non sulla sabbia. Questo è quello che dovreste fare: smettere di vivere all'ombra e pensare che ognuno di noi è in grado di trasformarsi in un eroe in questa industria. Ognuno di noi, ognuno di voi sarebbe potuto essere o sarà ai New Age Awards, questo grosso parolone che farà scintillare le notti di Dublino e che vivremo dall'interno, ma chiunque ci potrà essere lì se capirà che questo è il momento per cominciare a pedalare, per tirare fuori tutte le caratteristiche che un leader deve avere. Non si diventa leader avendo grandi fatturati, immense strutture e poi diventando negativi per un po', assentandosi dai social. Scusate, ho passato un momento di riflessione, ma ora sono tornato. Ma che leader? Che leader sei, visto che sei destinato a correggere e supportare le tue persone affinché non si prendano una pausa di riflessione? Perché tu vuoi diventare leader sulle spalle degli altri?
Vuoi diventare leader pretendendo che gli altri facciano quello che tu non hai coraggio di fare? Essere costante scansando i momenti negativi. E invece ci sono grandi leader sulla carta che in realtà sono degli esecutori e sono degli inseguitori di consenso. Una cosa è creare leadership, è una cosa è cercare e magari anche creare e ottenere consenso. È profonda la puntata di oggi, non è per tutti, non è per tutti, è per chi dentro ce l'ha la voglia di sfruttare il momento e cominciare a ragionare. Poi c'è un'altra singolare caratteristica. E poi chiudo perché c'è lo speech di Alfredo. Tollerare di essere indietro è uno sbaglio. Molti dicono, vabbè, piano piano ce la farò, sono partito lento, loro sono più bravi, lo so, ma anche io diventerò come loro. È un errore, tollerare di essere indietro è uno sbaglio, non è tipico del leader, non è tipico della persona destinata a creare leadership. Bisogna avanzare in maniera imperterrita, prendersi lo spazio, avanzare in maniera disruptive, imperterrita, e prendersi lo spazio. Questo caratterizza la persona destinata a creare leadership. Tra pochi secondi lo speech di Alfredo Piliego e poi vi ripeto cosa serve per far parte del gruppo, del prezioso gruppo di ascolto per venire, per seguirci mentre saremo a Dublino. Tra pochissimi secondi Alfredo Piliego. Amici di Leader, buongiorno, bentrovati. Allora, stamattina parto subito a bomba. Vi mostrerò subito questa frase. Mi sono rivolto ancora ai miei ricordi musicali, ma vi dico subito che tutto il resto della canzone non c'entra niente. Ma questa frase mi è servita come spunto per immedesimarmi in quello che dice. E poi vi spiego cosa intendo. Allora, chiudete gli occhi e immaginate la scena. Siete circondati da una marea di persone, da tantissime persone che fanno casino, sgomitano, gridano, insultano, cantano, e voi siete lì a sussurrare qualcosa all'orecchio di una persona. Cioè, praticamente è come camminare nella tempesta, però senza l'ombrello, o completamente nudi nella tempesta. Ecco, è la stessa identica situazione nella quale mi sento quando parlo del network, ma non per il network nello specifico, ma perché questa attività mi ha insegnato a vedere in un'altra maniera, in un'altra, con un'altra prospettiva, tutto il resto, ad accettare anche i bocconi amari e gioire di quelli bellissimi. Però sempre mi rendo conto di quanto sempre siamo circondati da negatività, da avvenimenti catastrofici. Insomma, l'ultimo periodo che stiamo vivendo è veramente devastante da questo punto di vista, ma nello stesso tempo mi sento fortunato nell'affrontarlo con questa spensieratezza, con la giusta attenzione ovviamente, ma con la giusta, anche con la giusta spensieratezza di qualcuno che vuole affrontare un problema per superarlo. Ed è questo che mi ha insegnato il network marketing. Quindi è il consiglio che io do di approcciare a questa attività, non è tanto per riuscire a livello economico, di business e così via, bensì per avere una maturità, per maturare a livello soprattutto psicologico. Questa credo che sia la cosa migliore che ti possa regalare come guadagno il network marketing. Quindi, cari amici di YouLeader, io vi ringrazio e vi auguro una splendida settimana. Ciao! Era un testo di Francesca Michielin. Grazie ad Alfredo per la riflessione di oggi, il format che hai individuato andando a pescare
frasi e parole significative all'interno delle canzoni che tanto amiamo, è geniale, lo dice, grazie Alfredo, dice Federica, anche Anna Maria, buongiorno Alfredo, magnifico come sempre. Quando rientreremo da Dublino, vi dico ora una cosa, forse non l'ho neanche accennata ad Alfredo, ci sarà una puntata straordinaria di You Leader, in cui parleremo di network marketing in senso stretto e di mindset, che sarà una sorta di dialogo, di conversazione fra me e Alfredo. Ci saremo io e Alfredo in una puntata straordinaria, ma questo avverrà quando io e Alessia torneremo dall'Irlanda. Grazie, come sempre, top. Dunque, ripeto per chiudere questo concetto. A partire da lunedì, io e Alessia saremo lì a Dublino e abbiamo deciso di portare You Leader idealmente con noi. You Leader a Dublino, così come anche la nostra, le nostre generazioni, quindi Team Tempesta a Dublino. In particolar modo, oltre a documentarvi, ovviamente, perché lo faremo con tutti, quello che accade lì, basterà seguire i nostri social, magari anche questa pagina, però creeremo un gruppo di ascolto di 20 privilegiati che saranno in costante comunicazione con noi, che sapranno minuto per minuto quasi, riceveranno le foto anche del backstage, ma anche di quello che faremo in giro per questa meravigliosa città durante questi New Age Awards e non solo, perché c'è anche altro da vedere. Faremo un gruppo di ascolto di 20 persone privilegiate. Come si fa a far parte di questo gruppo di ascolto? Vi ho invitato, certamente vi invio anche il logo, vi ho invitato a fare questo. Una inflessibile giuria composta da Alessia, sono tre, sono unico e trino, Alessia, da Tempesta e da Napolitano, una inflessibile giuria sceglierà coloro che avranno fatto il post più emozionante, che dovrà avere le seguenti caratteristiche. Un poster su Facebook che deve avere caratteristica 1, l'hashtag You Leader a Dublino, scritto per bene così, vedete, You Leader a Dublino. Non fate errori, dovesse essere bello il post ma sbagliato l'hashtag, non sarà preso in considerazione. Quindi You Leader a Dublino. Seconda caratteristica che deve avere questo post, deve avere una foto con noi, quindi una vostra foto con me, Alessia, se ci avete incontrato, o solo con me, o solo con Alessia, o mettere, usare un fotomontaggio per mettere due riquadrati uno accanto all'altro, trovate voi la maniera, ma che ci sia una foto con noi, chiaramente, se ci siamo incontrati dal vivo sarà più emozionante, e poi soprattutto un post che dovrà essere emozionante sul perché amate fare network marketing con il nostro networkers style, con il nostro stile improntato al mindset, improntato magari alla gentilezza, improntato anche agli errori fatti ma corretti. La nostra maniera di fare network marketing, dichiarate perché amate fare network marketing con questo stile, seguendo questo tipo di ispirazione. Queste tre caratteristiche: hashtag YouLeader a Dublino, una foto con me ed Alessia e un post che sia emozionante. L'insindacabile giudizio di Alessia: YouLeader a Dublino, giusto? Sì. L'insindacabile giudizio di Alessia ci permetterà di individuare 20 persone da inserire in una chat WhatsApp che sarà documentata. Intanto i ringraziamenti ad Alfredo, grazie, grazie Alfredo. Dunque, Alfredo ha 10 giorni per ripassare. Ti ho svelato in tempo reale, è una cosa. Possiamo avere questo logo? Sicuramente sì, lo metterò adesso in questa pagina. Grazie, grazie a tutti. You Leader a Dublino, ti ho anticipato, sarà telepatia, live che parli di unicità, semplicità, andare a vedere se non l'avete visto. Sono contenta che stamattina parli di unicità. Ok? Benissimo. Grazie a voi per aver seguito la puntata di oggi di You Leader. Non posso darvi appuntamento a lunedì alle 8:45, ma posso darvi appuntamento a You Leader che si terrà dall'Irlanda, con delle, poi vedremo come, con che assetto. E chiudo con un'altra bomba.
se volete definirla così. Partirà prestissimo, oltre alla rubrica in rumeno, che ha vissuto una fase di startup e che faremo per bene, a partire dall'ottimo talento di Livia, con cui faremo la prima puntata. Guardate, la prima puntata che abbiamo fatto, che poi abbiamo interrotto per problemi tecnici, è durata 2 minuti ed è stata condivisa da 18 persone. Pensate un po' quando sarà completa. Quindi, oltre a You Leader Romania, ci sarà, come vi dicevo, un You Leader in lingua tedesca, arriverà tanto altro, ma sto per lanciarvi un'altra cosa. Presto inizierà You Leader in inglese, ma non diretta ai madrelingua, un You Leader in inglese a scopo didattico. Faremo le puntate di Mindset totalmente in inglese, con i vostri commenti, voi che siete italiani, con i vostri commenti in inglese, perché se vogliamo essere dei leader, se vogliamo spaccare in questa industria, dobbiamo perfezionare, conoscere, migliorare l'inglese. Assolutamente, non c'è altra strada, altra porta per poter essere tra i grandi, e c'è sempre il momento per imparare. E faremo You Leader in inglese a scopo didattico. E quindi ci divertiremo a commentare in inglese, a sbagliare in inglese, ma sarà un ottimo esercizio per tutti noi che vogliono praticare la lingua. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata, appuntamento prestissimo dall'Irlanda, seguiteci, scriverò tutto adesso in questa pagina. Grazie, buon proseguimento, ciao, seguite la nostra sigletta, grazie. Good idea.